e finisce così la partita. Fila San Martino di Luperi, batte 73-59 l'Avezzini Parma. Siamo stati molto bravi a rimanere sul piano partita e con giocando contro il loro sistema, raddoppiando, triplicando Ugo K dentro l'area e correndo fuori sulle tiratrici. È chiaro che non si può essere perfetti per 40 minuti, forse potevamo stringere un po' i denti l'ultimo quarto, probabilmente ho spremuto tanto alcune giocatrici, l'ultimo quarto siamo stati un po' lassi in difesa, hanno fatto 25 punti, però ci sta, complimenti alle mie giocatrici, molto brave. Abbiamo insistito sul nostro sistema, abbiamo giocato a lungo i giochi e ad un certo punto loro hanno iniziato a perdersi, hanno tentato di fare altre situazioni difensive dove noi comunque abbiamo preso dei vantaggi abbastanza marcati con giocatrici sotto piuttosto che con roller. In difesa nel terzo quarto abbiamo fatto una grandissima difesa, scegliendo, come era per tutto l'arco della partita, di raddoppiare o triplicare Ugo K dentro l'area o nei pressi dell'area. Questo ha pagato molto, anche perché le altre hanno ruotato bene, abbiamo continuato a correre. È chiaro che possiamo continuare su questa strada e migliorare, dobbiamo farlo e secondo me abbiamo ancora margini di crescita enormi. Diciamo che questo campionato non è proprio fantastico come inizio, perché quando torneremo da Ragusa saranno state 7 partite giocate fuori casa e 3 in casa. Non lo so se c'è un'altra squadra che ha questo tipo di calendario, però è evidente che è molto penalizzante. Poi andare a giocare tutte le partite fuori, Lucca, Ragusa, Schio, non è assolutamente facile. Sono partite molto difficili, la prossima contro un'avversaria che non ti permette di giocare fisicamente, che sta giocando molto bene, merita la posizione che ha, sarà una partita difficilissima fuori casa, quindi noi ce la metteremo tutta, dobbiamo fare alcuni passi avanti per evitare alcune distrazioni e continuare sulla strada intrapresa in particolare oggi. Avevamo moltissimi problemi fisici. Brezinova ha fatto un mezzo allenamento ieri per la prima volta delle ultime 2 settimane. Sprafico ha un problema alla spalla. Purtroppo nel terzo quarto abbiamo avuto un calo mentale e anche fisico. E lì è stato bravo San Martino a venirci dentro la partita, sono state aggressive e lì abbiamo subito un po' troppo la loro aggressività. Però alla fine, diciamo, il risultato è anche forse bugiardo, però San Martino ha meritato di vincere, quello sicuro. Ma sai, io il calendario lo guardo poco, guardiamo una partita alla volta. Adesso sicuramente mi preme più recuperare al meglio tutte le mie giocatrici, perché sicuramente ci sono troppi problemi fisici ed è fatica lavorare in settimana con un organico già ridotto e di conseguenza ridottissimo. Però è il nostro lavoro, cerchiamo di tirare avanti, le ragazze ci hanno provato fino alla fine, anzi è encomiabile Brezinova che veramente non sarebbe dovuta neanche entrare in campo, però a stretti denti c'è stata. E sì, è stata una bella serata per me, ma credo per tutta la squadra, veramente tutte secondo me hanno messo il loro tassello. In A1 bisogna avere cuore, grinta, sudore, bisogna conoscere bene il piano partita, bisogna essere pronti, ci sono tanti fattori. Insomma, quest'oggi tutte noi abbiamo messo qualcosa in campo che ha portato alla vittoria. Era una partita fondamentale perché Parma ha fatto uno squadrone quest'anno, hanno Ugo K che è stata miglior straniera l'anno scorso, io avevo una responsabilità in più difendendo le lunghe, però ci tenevo tantissimo e tutte ci tenevamo tanto, sapevamo che era una partita fondamentale e una delle poche che abbiamo in casa nel girone di andata e volevamo fare bene. Veramente tutte hanno messo il loro tassello. Sono stata felicissima, era soprattutto importante dal punto di vista difensivo per noi fare una buona partita e così è stato. E siamo felicissimi perché questa vittoria contro una squadra così importante è avvenuta davanti a un pubblico bellissimo come sempre. Davvero sono tanto tanto felice oggi. L'importante per noi è non fare passi indietro, fare sempre passi avanti. Sono 2 partite difficili, quasi proibitive, perché i roster sono veramente forti, di alto calibro, però noi dobbiamo fare un passo avanti rispetto anche a oggi, fare sempre meglio, migliorarci come gioco, come squadra, e speriamo di continuare sulla scia positiva che è di stasera, veramente, questo è importante per noi. Ma diciamo che finalmente si è visto
le lupe, secondo me, perché era questo che mancava, cioè la grinta in campo e il combattere su ogni pallone. E quindi sono contenta perché finalmente ci siamo divertite, che per me questo è l'importante. E poi tutto viene più facile. E siamo una bella squadra e l'importante è lavorare e essere convinti che ce la possiamo fare. Beh, sicuramente il pubblico quando vede le lupe, che sono lupe, secondo me non può stare zitto e non può stare in silenzio, quindi viene trasportato ed è bellissimo perché per me mi dà una grandissima forza. E qui in casa infatti giocare è come avere non il sesto uomo, il settimo e l'ottavo. So far this year I think is one of the best games that we play defensively. The first half we were only up at 2 at halftime, but then like that's because we missed like a lot of layups. But then second half we stuck together on defense and was making easy baskets, and you know we were pumping each other up and the crowd was into it, which made us spark, get a bigger lead in the second half. Next two games are going to be hard, but we got to take it one practice at a time and one game at a time, and I think we can come out with a W if we continue to play together on defensive and offensively.